Ragazzi, bentrovati. Buonasera. State aspettando da molto. No, 4 minuti. Ah, oggi l'attesa è stata clemente, non quella mezz'ora, 40 minuti dell'aggiornamento di domenica scorsa, se non sbaglio. Quindi è andato tutto a posto. Allora, oggi continuiamo. Non so dove siamo arrivati. E tra l'altro stavo per fare un errore molto grave perché non mi stavo segnando, non mi stavo preparando il quaderno dove segnarmi le cose. Però io penso che dovrebbe essere tipo l'undicesima puntata, una cosa del genere, non vorrei dire. No, invece è la dodicesima. Siamo arrivati a 12, ragazzi. 12. Ragazzi e ragazze. Anche se non so quanto pubblico femminile ho. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? In realtà. Allora, sicuramente una prima cosa da fare è andare in gioco, ma soprattutto togliermi questi fili da sotto i piedi, perché sennò mi tiro tutto via. Mi tiro tutto via e quindi noi. E infatti già mi sono castrato. Già me l'hai rattorcigliato intorno alla gamba. Ok. Allora, tiriamo tutto via da qua. Perfetto. Date qua i chilometri di fili. Però se va sul quaderno questo filo, io il quaderno ci faccio l'insalata. Vabbè, meglio. Allora, che cosa abbiamo fatto? Dobbiamo andare al castelluccio qua vicino per far vedere che cosa è successo. Ci stanno i semiumani, le bestie, gli uomini bestia. Ciao Roberto. A meno che io non mi metto una parrucca e due cuscini sul petto, penso che penso tre donne come pubblico. Ciao Anni. Ciao Roberto. Beh, è vero. In realtà non vengono neanche sempre queste tre donne che abbiamo come pubblico, tra le altre cose. Perché una è Rosanna, l'altra è Sara e poi c'è Angelica. Che tristezza. Che tristezza. Stendiamo un velo pietoso su tutto ciò. Allora, si sente tutto? Ah, ok, avevo le cuffie mutate. Il microfono lo stacchiamo perché altrimenti quando berrò dalla borraccia sicuramente lo inzuppiamo dentro la borraccia, perché succede sicuramente. Penso che gli audio sono a posto, in quel caso altrimenti Roberto mi urlerà in chat. Allora, qua abbiamo esplorato tutto, c'è Blade il mezzolupo, qua c'è il mercantino e dovremmo vedere qui un po' che succede. Allora, io direi che senza indugio possiamo andare verso il castello, che in realtà ci siamo anche vicini, eh. Quello spettro sta là sempre. Se insisti con il nostro amico scettico, anche lui potrebbe followarti. Ma tu hai capito come devo insistere? Cioè, niente di meno che si fa prima capace Putin a lasciare l'Ucraina che lui a farsi Twitch e PayPal. Grazie, l'audio è perfetto, perfetto. Tutto perfetto. Vado a piedi perché è una bella serata. Allora, qui è successo che qualcuno dal castello si è ingrippato e ha detto: ragazzi, ma voi non potete venirmi a invadere casa così bello e buono. Forte notte. Forte notte. Non so se vuole dirmi che ci devo venire di notte o mi vuole dire che questi sono più stronzi di notte. Pensa a rifarti la build. Sì, appena abbiamo fatto. Bravo. Mi hai ricordato una cosa, Roberto. Un'altra cosa che volevo dire. Bravo. Bravo. Che dopo che abbiamo fatto questo castello, dobbiamo ripensare un attimo al personaggino e alle armi, insomma, dobbiamo fare un po' di cose. Io mi sento però un poco stupido ad entrare dal portone principale. Posso dire che mi sento un po' sciocco? Ma non per qualcosa. Ma mi sento abbastanza sciocco. E infatti. Ah, ma voi state ancora qua? Vai da calma. Tutti quanti, video. Questo c'ha la Claymore, vabbè. Ragazzi, allora però. Vabbè, tu resta là. Fin quando resti a guardare. Ma io com'è che non riesco a far più i perri? Vabbè che sarà lo. Che sarà lo scudo, però. Allora, calmiamoci tutti quanti. Calmati tu. Vabbè, hai rotto le palle tu. Pensa a loro che dicono: guarda sto coglione che uno viene menato. Hai ragione, Roberto. Ma lui
Non so se lo vedete, quello che ho a ore 12 è particolarmente disinteressato dal fatto che io sto ammazzando i suoi compagni, sia lui che ho di fronte, che quello che ho alla mia destra. Tra l'altro l'altro è rimasto seduto, ha detto, ma non è un mio problema. L'unico che, diciamo, si è fatto due scrupoli è questo gigante che ha detto, sì, però tu vieni qua, mi ammazzi gli amici, ma che vuoi? E ha ragione, ha ragione. Oddio, che poi più di tanto si è disinteressato. Grazie. Beh, io ti ho colpito al corpo. Meno male che è più alto di me. Va bene. Non ha gradito, no, non ha gradito, pensa. Vabbè. Ragazzi, prima mi sono passato con un cavallo in faccia. Ma veramente state a fa'? Ma era ora? Principessa? Vabbè, ma io pure... Sto combattendo in maniera molto svogliata perché sono un po' delle pippe, quindi io mi sento un po' a disagio. Tu hai smesso, già ti sei arreso. Che è successo? Questo non ha voglia di combattere. Non ha proprio voglia. Allora io entro laterale perché... Però voglio vedere sto fatto qua. Il seme d'oro. Eccolo qua, il semino d'oro. Evviva albero madre. Grande. Grande. Oh. Oggetto sotto l'albero. Ti immagini? Oggetto sotto l'albero. Ah, vita. Quelli che mi piacciono di più sono quelli che fanno i poetici, che mettono gli aforismi. Allora, ci facciamo un giro qua fuori? No, è il destino ha deciso che tu dovevi salvarti e io non mi ci opporrò. Non potrei mai oppormi. Allora, faccio prima il giretto qua fuori. Ma comunque, praticamente le bestie stavano attaccando il castello e loro stanno a difendere. Solo che là fuori non c'erano bestie, c'erano due fessi. E li ho ammazzati anche. Cioè, ecco, questo era il loro attacco, considerato che di notte sono pure più aggressive quelle cose. Cioè, mi sento un po' preso in giro. Ah, lì c'è la terra più aspra, credo, quella, perché vedo quegli alberi molto più alti, con quelle forme tutte strane, quindi sì. C'è il territorio quello rosso. No, è niente, non c'è niente qui intorno. Gli animaletti, è tutto a posto, vabbè, dai. Posso pure farmela un po' più svelta. Va bene, entriamo. Prova a girare. No, io gli sono andato proprio dritto per dritto e loro non mi hanno calcolato. Cioè, meglio di così si muore. Più avanti trappola. Da parte di chi? Ah, mi chiudete dentro. Mi chiudete dentro, penso. Ah, lì c'è proprio l'uomo nudo che corre. Messaggio valutato, grande. Porte di Height. Non è successo niente. Ce lo segniamo? Ce lo segniamo? Io sento un rumore strano. Non so se voi lo sentite. Si sente un Oddio, sembra uno che tiene la tosse in realtà. Che cos'è questa bestia? Ma sei stupido? Ma sei sciocco? Sì, ma io veramente devo salire là sopra. Ti devo venire a menare. Ti devo venire a menare in faccia. Ah, ma quelli sono barili esplosivi. Ah, vi ho capito. Che burloni. Che burloni. Questo non lo potevo schivare perché era troppo tardi. Ma non vi preoccupate. Ma io ho la pietra. Perché non posso...
In realtà ho sbagliato a evocare perché volevo evocare quello con la freccia, però. La sanguirosa. La famosa sanguirosa. Stanno pensando i lupi? Io sono completamente disinteressato a tutto questo. Ma voi chi siete, tra le altre cose? Siete delle guardie del castello, siete strani. Lupi, ci siamo calmati? No, c'era un altro ratto. Ah, pezzo di cacca. Sì. Andiamoci le... Ah, abbiamo ricaricato anche la roba, sì. Ma contro cosa vi state accanendo? Allora, io vorrei capire. Cioè, sto mostro morto, sta bestia, penso. Perché sempre cane? È vero, è una bestia canide. Ed è morta, l'hanno uccisa loro. Io penso che ce ne siano altre, però. Chissà cosa ci racconta questo forte. Perché sta succedendo tutto questo? Wow, ti ho quasi ucciso. Con un colpo. Andate, boys. Bravissimi. Ieri comunque avete fatto il guaio. Io oggi ho comprato tutti i volumi che mi mancavano di Fullmetal Alchemist. Tutti insieme. E vabbè, Bob. È una bella edizione. Guarda soprattutto quello di... Ma il bello è come il mio lupo lo trolla comunque. Gli sta... Un mio lupo si è suicidato, anche l'altro, vabbè. Dicevo, guarda soprattutto il numero 2 dove ci sta Alfonso. E vedi all'inizio come l'aveva pensato, era completamente diverso. Ma voi come siete risaliti? Sì, è completamente diverso. Non... Comunque è una bellissima edizione quella. Guarda emorragia. Ah, sì, ho capito tu chi sei. Ah, troppo presto l'ho fatto. Vabbè. Cenere di guerra, pendente sanguinario. Elmo del cavaliere di Godric, grazie. Il fendente sanguinario. Questa è una bella cenere di guerra, secondo me. Il primo volume arriva fino allo scontro tra Ed e Scar, sì. Poi con quelle pagine così ampie è veramente bello da leggere. Guarda, veramente se fosse stato anche a colori come quella di... Ah, buco. Madonna mia. Come quella di Dragon Ball sarebbe stata l'edizione proprio definitiva della vita. Cioè, quella di Dragon Ball a colori sembrano dei dipinti. Allora... l'elmo che ho preso. No, ovviamente non me lo mette. Non lo indosserò perché è molto più pesante dell'equipaggiamento che ho. Allora, ci calmiamo? Grazie. Dicevo, è chiaro che offre più protezione, però. A Godric l'innestato. Io l'avevo iniziato a leggere con l'esame e ero fermata con Grid. No, no, ma sì, no, sicuramente è una bella edizione anche così, però... Veramente... Tu...
No, Roberto, io non ho fatto nessun boss principale. L'unico boss di quelli là che stanno vicino al boss principale è stato Coso. Come si chiama quello col bastone? No, ma io non ne ho fatto nessuno. Mi sto divertendo ad esplorare. Mi dite per quale ragione divina dovrei buttarmi su quella cosa? Per scendere in maniera alternativa? Ma possibile che qua non c'è nessuno? Ah, Margit, ho battuto solo Margit. Era Margit il flagello, qualcosa del genere. Medaglione di Dectus, sinistra. Sarà un oggetto chiave? Penso proprio di sì. Sì. Eccolo qua. Unisci i medaglioni per azionare il grande montacarri Dectus. L'albero madre, ok. Che collega Liurnia all'altro piano di Atlus. Ok, mi sa che per Goradic devi livellare ancora il fortino, ma la magia ti può tornare utile. Va bene. Si dice che la metà destra sia Forte Faraot, nella regione di Dracotumulo, nel lontano est. Vabbè, almeno mi ha detto dove sta l'altra metà. E io sono birichino e scendo facendo i saltelli. Voilà, l'abbiamo fatto. Che cazzo è successo? Ma siete due sarchiaponi voi due? Mi so curato. Vabbè. Ma siete due farisei. Se siete scesi avete scassato tutto. Che farisei. No, perché alla fine ho pensato, mi metto ad esplorare, perché c'è tanta zona qua che mi metto a fare già il Legacy Dungeon e le cose. Quindi est sarebbe di qua. Vabbè. Se morivo era divertente, sì, è vero Roberto, c'erano da fare delle grosse risate. Ciao tu con lo strano cappello. Come siete morti voi? Ah boh, voi siete piscitelli. Ricettaro del guerriero nomade 6. Ah, tutta roba di sangue. Mi ricorda tanto il castello di Kainarst, dove ci stanno quelli che usano il sangue, in Bloodborne, dove usano il sangue per colpirti, ci fanno le magie, tutte queste cose qua. Insomma, il forte era... Ah boh, giustamente è un forte, non è che è un castello, c'è lo stretto necessario. Allora... Diamo un'occhiata di qua. Cioè, non ho fatto praticamente un tubo qua. Ma là sulla spiaggia ci sono andato, solo che non me ne teneva di uccidere a quello, è vero? Se non sbaglio, ho lasciato perdere. Di qua l'altro lato l'abbiamo visto, l'altro lato della montagna. Ma ho lasciato dei messaggi che... Non lo so, mi vogliono bene. Mi vogliono proprio bene. No, vabbè, qua pure ho esplorato. Ok, qua è tutto. Mazza che scatto. Mazza. Questa parte qua mi sembra un po' troppo spoglia. Questa zona qui. C'è qualcosa qui che non me la conta giusta. Tutta questa intersezione qua. A parte che qua ci stanno un po' di orsi, potrei fare qualche runa? Ok.
Vabbè, qua ci sta l'amico nostro che però... Ah, è tornato strompi... Con lui non ci possiamo fare ancora niente. I pipistrelli, per l'amor di Dio. Non possiamo evocare nessuno. Però il problema è che ci vuole troppo per ucciderli. A meno che... Tanto cosa mi attacca manco. Completamente... disinteressato alla mia persona. Cioè, per non dirle in altri toni, che non gliene frega proprio niente di quello che faccio io. Beh, vediamo quanto ci cacciamo fuori. Ecco qua. Ci mettiamo a perdere tempo con quei... Ah, vedi, qua abbiamo trovato degli oggetti. Da parte qua non l'ho esplorata bene. Che cos'è quella costruzione lì? Ah sì, qua ci sono passato di corsa. Stanno un po' troppo vicini. Guarda là dove è andata a finire. Mi scusi? Beh, quello monevo. Scusami un attimo. Ma... Col massimo sdegno possibile l'ho picchiato direttamente col bastone. Ti levi per favore. Per favore. Questo mo mi fa il sol a raggio qua. Dai, scusatemi ragazzi, ma va ammazzo tutti perché non... Allora, il problema di questa piantina lì, sapete qual è? È che è così coriacea. Così coriacea. Per nulla, cioè, non, veramente ammazzandola non si ottiene quasi nulla, però che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Mi sono avvelenato. Vabbè. Prego.
dovrei cercare di fare quanto più velocemente possibile per ucciderlo. Veramente ci sto. Sono già avvelenato, non mi puoi più avvelenare più di avvelenato. Cioè, capito? È abbastanza difficile. L'ho usato appena in tempo, perfetto. Sono stato un bravo bambino. Allora, è il momento di fuoco, sì, è il momento di fuoco. Tutto quello che dici tu, ma... Allora, vediamo un po'. Vabbè, io qua torno sopra. Perché dovrei andare sopra? Io non voglio andare sopra. Voglio esplorare questa zona qua che non ho visto bene. Devo capire un po' che mi sono perso. Lo so, ragazzi, che può risultare noioso a molti magari che vengono, però... E se non esploro, che stiamo a fare? Perde tempo. Ma che cos'è? È un cinghiale. Grande, ragazzi. Guardatemi i messaggi mentre sono avvelenato, che così non muoio. Grazie. Siete di una gentilezza unica. Allora, qua ci stanno le tombe. E io l'ho ripulito questo. L'ho ripulito. Ma boh, lì c'è Blake. Che lo sento che fa bordello. Ma qua non si fa niente. C'era un oggetto a boh che ho preso. Niente di che. Vabbè. Vabbè, qui si sale, non c'è niente. Stavo morendo. Ok, non sto più tanto morendo. Fare i salti col cavallo non è per niente semplice. Una volta arrivato qua, quale sarebbe l'idea? Cioè, questa è più, mi sembra più una cosa per scendere che per salire. Devo essere onesto, eh. Ah, qui penso che non c'è nient'altro, insomma. Perché ho sta parte qui fuori? Cioè, io da qua vengo. Poi c'è la parte centrale dove stanno le tombe giganti. Poi c'è la parte che porta alla chiesa dove già sono sta. Questa qui però ha una forma strana, fammi andare a vedere. È la miseria. Fanno questi con le spade che vanno avanti e indietro, una continuazione. Ma cosa vogliono dalla vita nostra? Cosa vogliono? Stavo cercando di decifrare cosa fossi.
Rieccomi dopo che quel maledetto modem si è scollegato di nuovo. Ma ti sta dando ancora problemi il modem? Che sta succedendo, Roberto? Vorrei capire dove sei per aiutarti. Sky ha delle connessioni veloci, ma i modem sembrano scollegarsi e perdere connessioni. Chissà. Ma sta sopra lui. Cerca su. Grazie. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the true order and celebrated repudiator of the false. E da cosa ti dovrei salvare? Grant me succor. Sì, è sopra, ha rotto il cazzo. Un po'. Come to lend me your aid, have you? Sì. No. No, but the help is very much appreciated, even from a tarnished. Se vuoi me ne vado. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Ah, untarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumbed. L'ho ucciso prima. Simply obsessed with blood. Hmm? What's this, fair lady? Remarkable. The knight commander dead. Already. A blessing if ever I chanced upon one. Fine work, I say, fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done, and I commend you. Now, this is your reward. Go on, it's yours for the keeping. Pugnale d'acciaio madre. Ma se stavamo aspettando lì facevamo notte, è vero, vabbè. Ma che hai capito? Noi abbiamo. Siamo più efficienti di lui. Mo stavamo aspettando lui e ci diceva. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to reestablish communication with the demi-humans. Eh? Le comunità. That look. You don't believe me? Well, under the earth tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the vulgar shall not be left behind under the rule of truth. Beh, questa cosa ti fa onore, devo essere sincero. Kenneth Height, next in line is the. Hai rotto il palle, basta con questa cosa. Just you watch, my friend. Just you watch. Quindi lui. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erdtree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Eh,
ma questa cosa qui mi cambia qualcosa? Cioè, se mi metto al suo servizio mi precludo? Ok, qualcosa? Io non... cioè, a me verrebbe da dire sì, che faccio? Mi perdo la sua quest? Penso che posso farlo senza troppi... cioè, senza troppi problemi, voglio dire. Non credo che mi cambi qualcosa. I guess. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. Che ho riconquistato io. Great things ahead of us. We are truly by the Erdtree blessed. Right then, I've much to do. Buona fortuna con gli orsi nel bosco là, spero che non ti mangiano. Vai, lancia, dicemi, lancio di sotto, boh. No, sto scherzando, boh. Sto scherzando. Sto scherzando. Che poi scherzo, no, giustamente ci muoio io. A te che cosa te ne frega? Allora, Bob, però appare chiaro che questa parte non l'ho esplorata bene. Mi sembra chiaro e cristallino. No, per la questa. No, posso mi ammazzare gli animaletti. Sento un rumore importante. Sento un rumore importante. No, cioè, sì, no, non è. Devo controllare di qua dopo, io non mi devo dimenticare. Metto un segnalino. A questo mo lo prendiamo a schiaffo. Per il gigante che fa finta di non vedere, sì, può essere. Mi scusi? Ne ho ammazzato uno all'inizio del gioco, ma non ti ammazza a te. Se no, come te lo faccio il riposto? Strano che non ha cacciato ancora la spada. Come dicevo. Grande. Come sono strani questi? Ah, perché lì c'era il fiume dell'orso che ho liberato. E giustamente io la prima volta che sono venuto, io ho fatto una grande corsa fino a là, ma non è che mi sono messo. Mi hai fatto venire un infarto però, signor devoto. Non lo faccia più, la prego, perché mi ha. Perché io sono arrivato fino a qua e poi mi sono fermato. Ecco cosa c'è che non va. Ok, allora dai. Ci dobbiamo un po' applicare, forza. Allora, per prima cosa saliamo sopra. Beh, tanto si scende anche, quindi. Che ci sono tutti questi lupi qui? Boh, ragazzi, io non ho questa velleità di saltare là sopra, quindi, cioè, mo, pigliare appiccico con i lupi non mi sembra una delle. Questi me li sono trovati un po' davanti, quindi. Io voglio combattere con i lupi? Sì e no. Giustamente. Ah, lì c'è un altro gigante.
Oh, ma tutto a posto. Ma tutto a posto, signor gigante. Ma lei mi è un po' aggressivo. Signor gigante, mi scusi, ma... Aia. Beh, siamo stati molto bravi. Più avanti non troverei groppa. Cose proprio a caso, cose random. Sì. Sì, qua è il territorio che fa da confine con la zona un po' più aspra. Qua c'era la chiesa che ho liberato con le spade piantate a terra. Beh, che io poi dico ho liberato la chiesa, non ho liberato niente. A parte qui che c'è una musica inquietante. Io non so se voi la sentite. Non è ancora il momento. Non è ancora il momento, signori. Ok, mo scendiamo per di là. Vado a vedere dove ho messo. Avete visto pure voi che potevo interagire, sì. Red Godfrey giunto al termine della sua campagna. Le sue truppe non hanno trovato. Vabbè, hanno sconosciuto la sconfitta. Eppure ha trovato la grazia perduta, ma era lacera e spenta. Queste spade così conficcate a terra ci stavano pure. Dove c'era l'omino gigante che scagliava le frecce che Roberto mi ci voleva far andare contro. Di peso proprio. Vero Roberto? Mattacchione. No, da qua io, di qua da tu ridi. Mattacchione. Andiamo? Mo sì. Allora, mo vado prima dove ho messo il segno blu. Che quella parte là pure ci manca. Come le odio queste libellule. Non so se mo facendo questa parte blu magari è il caso che... Dicevo, magari è il caso che andiamo pure al castello a vedere questo che vuole, lui è la grazia. Ti sei salvato? Vabbè, qua c'è il Gigio. Io sento un altro... No, lasciamolo perdere. Questo è l'alberello col vecchio, se non sbaglio. Quello con cui ho interagito. Sì, sì, che poi mi ha portato... Ok, dai, stiamo ricostruendo qualcosa. Là c'era la galleria per... Cerbiatto voleva dire la sua. Ah, e qua c'è questa spiaggia. Questa spiaggetta così. Molto allegra. Cioè, proprio così. A gratis.
Striscia di carne bianca. Salsiccia. Grande. Grande. Ragazzi, un attimo, mi stanno disintegrando di messaggini. Ecco qua. Ah, sei tu. No, però erano quelli là della chat singola. Mo però ho visto pure i tuoi. Allora, ci siamo fatti la nostra bevuta d'acqua. Ah, ma mi fanno male. Mamma mia. Però strana questa... Ah, comunque... Eccoli. Come dovrei arrivarci? Ok, Roberto. Più avanti ti servirà saltare. Ma saltare come? Beh, no, non so come ci si arriva, però. Giusto per non dimenticarci, ci mettiamo... No, ci mettiamo la cesta del tesoro, così capiamo che è un oggetto. Se no è difficile ricordarsene. Tra altre cose, stavo pensando a quella pergamena che ho comprato molto tempo fa dal primo mercante e diceva di seguire le strade di sepolcri, eccetera, eccetera. Ma secondo me di notte, se stai sulla strada, arrivano quei cavalieri neri come mi è successo già una volta a me. Ok. Io quasi quasi una prova ce la faccio. Tanto è notte. Oh, mi tengo sulle strade. Allora, di qua abbiamo esplorato tutto. Effettivamente non c'è niente. Devo andare... Vado al castello. Vado al castello che questo si è riconquistato per se stesso. Se se l'è riconquistato. Mi piacerebbe proprio saperlo. Beh, là ci sono questi che vanno in giro. Però io ho detto che devo seguire la strada. C'è un punto di grazia che non avevo attivato. Vediamo anche. Mo è proprio notte notte. Però oddio, nella foresta c'è anche la strada. Andiamo a vedere. Oh, sti orsi.
Allora, ragazzo mio, dobbiamo combattere. Gula. Non so, ma questo gli gira particolarmente il cacchio. Spero di attirarlo su di me. Oh cazzo. Bello come l'altro sta lì a dormire, non gli frega niente. Mamma mia, ma questo gli girano proprio. Mamma mia, bello, meno male che l'altro è rimasto a dormire. Ma questo proprio di là dalla foresta, non ci sono proprio venuto di qua. I famosi escrementi d'ora, e là ce n'è un'altra. Vabbè, non lo dobbiamo abbattere. Sei un coglione. Benissimo. E quando glielo rompo l'equilibrio a questo? Quando ha scoccato l'arco ho capito che suono alla morte. Sì, pure io. Sono rimasto là a guardarlo. Ho detto no, no, non farlo. Sì, però mo mi sono perso. Cioè io sono... A parte che non me ne ero accorto che qui... Cioè c'era sto posto dove non ero mai stato, in mezzo a sta foresta. Devo dire, un po' mi sono anche divertito quando ho tirato la freccia, perché ho pensato, no, non può essere così coglione, non ci credo.
E invece. Invece io dovevo capirlo che sarebbe andata male, molto male. Andiamo al castello a vedere Marcondi Rondello che vuole. Più avanti, amico. Evviva vecchio pazzo. La cacchetta me la devo prendere. Ah beh, qua abbiamo capito che ci vuole l'emoticon gestuale. Non penso che devo far buttare all'orso giù questa cosa. Però perché far respawnare l'orso se... È strano, eh? Un po' ti viene da pensarlo, penso. Sto andando per la strada giusta, sì. Salve, signori. Non avete pigliato appiccico? Vedete piglia appiccico. Vabbè. Ti prende a schiaffi con lo scettro. Ti prende a schiaffi. Va bene. Ok. Era necessario fare tutto questo? Io mi chiedo se fosse necessario davvero fare tutto questo. No, vabbè. Non penso più che c'è nessuno qua, no? Che ora ho fatto quello che dovevo fare, quindi... Giusto, questo è venuto qua, no? Come ci siete voi qua dentro? Va bene. Ma io non dobbiamo tipo ristabilire la pace? Io non penso che stiamo ristabilendo la... Cioè, dipende come la intendiamo, se all'americana maniera o... Vabbè. Vabbè. Portiamo la democrazia. Che vi devo dire? Sì, se venite voi da me mi fate un piacere. Devo essere onesto. Ok, io vi ho ammazzati tutti, credo. Bah, io non volevo. In effetti. Cioè, io ero venuto qui per altre cose. Scusatemi, ma non ci dovrebbe stare l'omino qui a fare le cose sue? Signor Omino, mi scusi. Ah, I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort. Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste, and not that awful Godric. But a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I must begin my... For a true and stalwart lord of the... Oh. E quindi? Vabbè, quindi ti lascio qui. Ti lascio qui. Me ne vado? I must begin for a true... Ti lascio qui. Ci sta problema. Questo qua ha detto che se ne vuole restare là.
sulla torre a torreggiare, lui e gli ululati. Ci sarebbe il pezzo del medaglione da prendere a est, ma non so, ci dobbiamo andare mo' e tornare anche la zona. Ah, mi sa che sì, per questo qui sì, sicuramente ci vuole qualcosa che ha a che fare con Godric, vabbè, penso proprio di sì. Lui abbiamo detto che ci vuole il gesto dello schiocco delle dita, da come si è capito. Quindi è inutile andare lì a fare cose. Giusto? O mi sbaglio, Roberto? Va bene. Allora, io voglio tornare al forte. Però prima di tornare al forte, quello che voglio fare... voglio tornare qua alla chiesa di Elle, dal primo mercante, per vedere se mi sono perso qualcosa. Devo zoomare a sinistra la mappa? Di qua, dici? Quanto a sinistra? Dove sto fermo ora? Ah, tu dici alla chiesa di Elle? Io perché in realtà qua ci ho incontrato Selen, Selen, sì, l'altra, e la maga bianca, e qua c'era... Ok, qua c'era il capo dei mercanti, qua in piedi. You... Well, you're back. Care to buy something? Ah, ecco qua, sì. Oh, però... The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Ah, okay. Schiocco delle dita. Allora, qua... Ah, posso comprare altre cose. Allora, per prima cosa voglio il cannocchiale. Me li compro perché devo poter produrre la roba. Ha un'ampolla di balsamo portentoso. Ah, ho capito, questo magari mi dice dove sta la prima chiesa sacra. Vabbè, per collezionismo... Per collezionismo lo compro, però ho capito già che mi voleva dire. C'è una bolla di balsamo portentoso. Sì, c'era andato già da solo. Vabbè, però... Voglio dire, le avevo prese tutte. Vabbè. Vabbè, qui c'è la forgia dove potenziare le cose a livello 1. Però l'arco lo potenziamo? Mi piace l'arco. No. Oddio, anche il bastoncino a me mi sta piacendo. Vabbè, comunque. Però voglio provare quell'altra cosa che ho detto. È ancora notte? Notte fo- mo' è notte fonda. Queste sono le strade di Sepolcride. Cioè, proprio la strada asfaltata iniziata tra poco. Voglio provare ad andare sulle strade di notte, perché secondo me quei cavalieri là escono solo la notte. Scusami, togliti per l'amor di Dio. Ciao. Mamma mia. Proprio con disprezzo li ho uccisi. Non li ho manco guardati così. Come si meritano. Allora, io sto sulla strada. Adesso la percorrerò per un po' e vediamo che succede. Oi. You there. Could you help us out, Cully? No, non ho capito. Dove sei? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me.
Ma chi è che sta parlando? La pecora? Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Prova attacco. What'd you go and do that for? E tu chi sei? Oh yes, I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Ma tu sei un sei umano? Whatever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Signor Bok, ma cosa posso fare per lei? Threw me out of the cave. They took everything I own. E da quale grotte le ho fatte tutte? Quentor. I hope you can forgive me. Or well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. I'm frightened. My knees start knocking just thinking about that god awful cave. Li ho uccisi tutti, amico mio. Li ho ammazzati tutti. Va bene, ciao Bok. È stato un piacere. Quindi avevo ragione a venire qua di notte. Mamma mia, mi fa piacere che non sono pazzo e faccio delle cose totalmente a caso. Sembra avere un senso tutto quello che faccio. C'è il Cavaliere Nero, lo sapevo. Eccolo. Ok, ci stiamo a fissare o iniziamo questa tarantella? Ma comunque questi mi fanno tantissimo Signore degli Anelli. Ma proprio tanto. Ma questo idiota che sta a fianco a me che vuole? Ma non mi ero curato. Forse devo partire dal punto di grazia, perché se è giorno non c'è più. Beh, vabbè, a questo punto mi vado a recuperare pure le rune. Ragazzi, ma siete dei bastardi, siete. Diciamo che è anche vero che sono un po' un idiota, ma la sono andata a cercare. Ah, poi se faccio passare il tempo va a finire che posso parlare pure con Bok. Ok, mi piace questo piano. Dai. L'ho presa bene.
No, aspetta, prima ce lo vogliamo fare un livello? No, teniamocela sta roba, perché se voglio potenziare e fare cose... Allora, accelera il tempo fino alla notte. Oh, allora. È notte. È notte. Si svegliano i lupi. No, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. E Bok non c'è più. Perché forse è andato sulla costa. No, lì c'è il mercante nomade. E questo chi sarebbe? Viso Bianco Varré? Chi è Viso Bianco Varré? Ah, il tizio fuori. Io con Yura manco ci ho parlato più. Non c'è, boh, chissà. Scusami un attimo, che avevo da fare. Sono tutto tuo. Aia, questa l'ho sentita. Ok. Ah, guarda con cosa mi ha preso. Mi sta venendo il mal di testa. Ah, ci stanno altre due guardie. Senza un cavallo, senza il cavallo sei un piscitiello di cannuccia. Sai? A fondo ripetuto. Non ho capito quello lì giù che sta facendo. Sta esercitando forse. Sta facendo palestra. Vabbè. Avrà le sue ragioni. Mi sa che invece a Brock lo devo andare a cercare nella grotta. Cioè, mettiamoci il sacro gesto.
Sì, io ho capito dove è andato. Mo facciamo scendere il signor lupo e andiamo a vedere pure il signor lupo che, cioè il signor bestia che cosa ha fatto. Ma uno ogni tanto lo ammazza così, giusto per far vedere. Ammazza, che cos'è? Un ammiraglio della marina di One Piece. Who goes there? Kali sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darwin, io non... Darwell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darwell is nothing, and in need of a fitting end to his tale. Ma fa che il tizio che si dice essere di sangue reale, cosa... Sta facendo un po' il birbante. Sta facendo un po' il birbante. Che faccio? Vado a controllare? Guaglioni, ma voi siete troppi. Mamma mia. Morte e distruzione proprio. Perché? Non volevo esagerare così tanto. Cioè, proprio voglio essere onesto. Potrebbe essere lui che sta facendo il doppio gioco. I must begin my for a true. No. No. Non è lui. Però lui dice che sta qui intorno, ma mo qui intorno, di preciso cosa significa? Vabbè. Allora, visto che siamo carichi come gli ovetti, fammi andare a parlare pure con sto mercante nomade, magari sa qualcosa pure. Lui ha detto nella... sì, quindi sarà qua a Tetro Bosco sempre. Cosa è stato quest'urlo?
Io ho sentito un rumore. No. No, mi sono sbagliato. Ma perché ce l'hanno con i buchi delle chiappette di qualsiasi cosa si muova? Cioè, ma... Orso random. Mo vai un po' a capire dove sta sto tizio. Perché io devo essere onesto. Io qua cioè sta zona qua l'ho girata bene, dai. Sì, quando ho visto l'orso ho pensato più o meno la stessa cosa, Roberto. C'è anche da dire che qua c'era quella sottosezione che andava boh, verso il... Cioè, sto posto qua. Dove io sono stato, però... Lì sotto non c'era nessuno. Non è fregato niente. Meglio così. Se a lui non frega niente, devi vedere a me quanto me ne frega. No, questa cosa qui mi ha visto, eh. Il fatto che lui mi abbia visto non implica niente. Qua c'è la spiaggia, non penso che stia verso la spiaggia. Vabbè, prima o poi salterà fuori questo. No, è ancora notte, perfetto. Poi ci sta la chiesa. Però la regione è questa, insomma. Non è che ci sono altri posti. Giusto? Quello è un punto di grazia. Vabbè, potrebbe essere proprio quello per il truffatore. E alla fine si attiva più avanti. Vabbè, qua stanno le lapide giganti. Con annessi questi stronzetti. Sì, vabbè, dai. Vabbè, vediamo dopo. Perché già sono stato bravo a fare questa cosa, insomma. Quindi va bene così. Ma veramente mi fate la trappola? Io la trappola ve la faccio a voi.
Ma come devo fare con queste bestie? Come si deve fare? Bah. Ah, sì. Sì, qua vabbè, c'è la strega. E poi a sta strega non gli dobbiamo dire niente, no? Però oddio, io ci ripasserei un attimo. Perché ho incontrato l'altro mago. Vabbè, io là ho rubato quello che c'era là dentro, quindi... Ta ta ta. There you are. Maya, shall we commence the... No. You wished very well. No, grazie mille, ho fatto tutto. You wished very well. No, grazie. Ah, hai visto, ho fatto bene a non spendere le rune. Sì, ho comprato quello che ti... la magia, la che ti potenzia la spada e quello là che lancia le tre freccettine. Sì. Vabbè, quello è proprio l'incantesimo, cioè quello dei pezzenti, quello base, insomma. Stregone Tops. Lei in mezzo. Allora, la grotta che diceva quello era la caverna costiera. Adesso ci andiamo. Oh, bro. Adesso veramente qua. Sì. What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die. Sei mio umano, Brock, Bock. Ok, è sparito. Chissà dove è andato però. Ma sapete che ha fatto, mo?
Ah, c'è il cavaliere che ti insegna gli attacchi, sì, me lo ricordo. Vabbè. Dove sta Yura? Ora l'ho visto, Yura il cacciatore. Mi devo andare a dire che ho ucciso il del drago. Ho ucciso il drago, glielo devo dire. Qualcuno glielo deve dire a questo che ho ammazzato il drago. Vediamo che mi dice. Ah, bravo, hai ucciso il drago. Pazzo psicopatico. Beautiful work, felling that dragon. And as such, there's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church. Ci sono stato. Of the western coast. You must not forget though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity. Diventano come quello nella grotta che ho incontrato. Their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. You must not forget those who part their hunger for Trantle the Flood, the strength. It's no surprise that. Va bene, grazie, sei stato utilissimo. E dal caro Patches, non ci andiamo da Patches. Ah, come faccio a non andare da Patches? Ma. Possibile, ci devo andare per forza. Maestri, aspettate un attimo, che non si vede niente, non si vede niente. Scusate, ma voi non siete amici suoi? Evidentemente no. Se ne vanno via così. Vabbè. Ma io non ho aperto il forziere. Santo cielo. Well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance. Mamma mia, vengo là, ti prendo a calci in culo finché non torni in Demon's Souls. Mamma mia. Ecco perché non l'avevo fatta. Niente. C'è il mio amico Lupo qua. Tu vuoi sempre che troviamo a quel tizio, eh? Ma se n'è anche andato lui da qui, non c'è più. Lui se n'è andato. E dove è andato?
In giro? Vabbè, io non posso teletrasportarmi perché che sto sotto l'influenza di sta cosa. Babbo. Vabbè. Questa meccanica qua mi è ancora poco chiara. Ma c'è un oggetto che non ho preso. Si è arrabbiato l'orso dietro di me. Beh, tutto regolare, tutto a posto. E vedo che simpaticone, ti mandava in mezzo agli orsetti. Che simpatico. Ma che bravo ragazzo. Ma che bravo ragazzo, bro. Non mi interessa molto di te in questo momento. In questo momento ho da fare. Bella parata che ha fatto. Bella parata. Ma quello mi sta inseguendo sul serio. Cioè, nel senso, si sta applicando tantissimo ad inseguire. Ah, devo arrivare a un punto di grazia e riposarmi per poter... E questo mica lo sapevo. Ah, cioè, quindi quando sei sotto la trappola finché no... E questa spada qua mi sa che non l'ho letta. Michella. Godric ha preso gli schiaffi da questa qua. Vabbè. Ma che merdina, Patches. Ragazzi, ma vi sembra normale che questo... Cioè, che questo fa così. Che mi mandi in trappola, bello e buono, ma... Bella sta torcia. Ah, oh, Wyan, you're alive. Oh, you had me proper scared, puffing away in a flash like that. Well, maybe it's a sign to keep your mitts off what's not rightly yours, But I'll forgive you. View it as a learning experience. At any rate, it's just nice to see you safe. Oh, don't miss all the bargains here at Patches Emporium. Calma. Ah, mi ha dato l'emoticon. Ah, buono allora. Destrezza. Che ci facciamo con la destrezza? Niente. Feticcio che simula le guida della grazia. Oggetto di creazione. Per chi ha perso la via. Ah, però simpatico. A me non serve, però simpatico. No. Blocca veramente a terra l'ex prigioniero Margit. Sigillo di Margit.
Ah, cioè lui è proprio una... c'è una creatura che si chiama Presagio. Oh, ora mi è inutile, però non so se la dovrei comprare. Yeah. I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. No good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. No, questo abbiamo fatto. Che devo vendere qualcosa? Vabbè. Altra cosa da fare è andare alla tavola rotonda, perché abbiamo fatto la quest di quel tizio. Cioè ho fatto la quest di quel tizio. Quello là è Tops. Ma pure Bock è sparito. Ma stava lì. Io gli ho dato il... cioè l'aggeggino per cucire. Ma dove è andato? Non ho capito. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Che cos'è questo? Danni sacri all'armamento nella mano destra. Eh beh, questi mi sarebbero serviti nella grotta con l'alce. Vabbè, lo inizio a comprare, poi dopo si vede. I serve the Golden Order that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very... Ma sono gli spettri rossi, ma funziona pure giocando online questa cosa? May the Golden Order... Tu va bene, ovviamente continui a non parlare. We've spoken long. Tu non mi vuoi parlare? È diverso. Guarda. Vabbè. Avete aggiornato gli oggettini? No. Questi vendono la stessa roba, la porta non si può aprire, però c'è la tizia di là. Tu vabbè, vuoi che trova quella lì, non l'ho trovata ancora. Greetings, are you here for spirit? Oh, posso farlo salire ancora di livello? Beh, questi costano di più. Però
non ti dicono di quanto aumentano le statistiche loro quando li fai salire. Cioè, ok, però... Vabbè, io uso di più i lupi perché chiaramente ho DPA bassi e quindi... Però... Allora, 1600... 1600. Allora. Greet, are you here for spirit? Vabbè, poi quando capirò l'utilizzo, cioè quando arriverò ad usarli, potenzierò pure questo. Took you for dead. No matter, it's all out your arms then. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Vabbè, direi che lo scettro... Una passata ce la facciamo, no? Però quello che dobbiamo veramente capire è se usare qualche altra arma. Aspetta. Allora, aspetta, pensa alla tua arma che fai pochi danni. Sì, volevo capire pure se ne dovevo usare un'altra in realtà. Beh, ci prendiamo un po' di soldi che no. Allora, potenza armamento, noi che abbiamo? Il pugnale che non c'è. Ah, questo mi ha dato quello. Ma dopo lo devo leggere. La Claymore, che è uno spadone. Allora, la Claymore non è una brutta arma. Secondo me è potenziata. Non è male. Vabbè, ci sarebbe questa qui, che però ci vuole quel 40 di forza, che sai com'è. Non è proprio... La spada di spade è forte, solo che per la spada di spade devo arrivare al livello 40 di forza. Bella domanda, Roberto. Io ho 22. Mi sa che non è il caso. Ancora. Il randello no, non lo voglio. Sì, ma noi un'altra cosa che no, manco con respec. Poi ci sarebbe il gran randello. Ah, questa è la spada là che buca gli scudi con la fede, però devi avere 30 di fede per usarla. Cioè, ovviamente è buona perché buca gli scudi, ci mancherebbe. Cioè, però... La falce sepolcrale, cioè, non sarebbe male. Perché tanto ha forza e destrezza. Però non la posso potenziare perché mi manca la pietra. Tante cose, tengo una sola spada tra... Se volessi... Una spada normale... Oh, non lo so, c'è sta la Claymore, che a me lo spadone non dispiace, sinceramente.
Però oddio, la falce che mette il sanguinamento a me piace. Perché il problema dell'arma base così è che non scalerà mai. Che ne pensi? Difficile. Questa ad esempio, la mannaia di ferro è già meglio. Con la proporzionalità di attributi c'è un problema, c'è un moveset che a me fa schifo proprio. Cioè a me veramente fa orrore. Oh, qui c'è il gran randello, che forte, mi manca... Che mi manca per potenziarlo, scusami. Ah, perché io ne ho tre, e quelli che ho io sono quelli tra parentesi, giustamente. Lo so. È lo stesso problema della Claymo. Però dipende dai nemici. Perché tipo a quello lì qua sotto col randello l'ho aperto. Perché lui era veloce, io se lo prendevo col randello lo fermavo. A me la faccia piace. Mi piace pure per via del sanguinamento. Solo che mi manca un oggetto. Ah boh, che poi volendo le pietre le posso anche comprare. Cioè mo... Ah, i talismani pure non li ho potenziati, sai? Vabbè, comunque questa l'ho potenziata. E non c'ho armi in questo momento che mi attirano. Secondo me è quello il problema. Ma un problema che dobbiamo risolvere è dobbiamo mettere una cenere di guerra sull'arma. Però queste gli abbassano l'attributo, non so se hai visto. E non va bene. E non va bene. Infatti guarda, gli abbassano tutta la forza base. Non possiamo fare altro per il momento, vabbè. Di qua ho aperto tutto, non è che si è venuto a piazzare qualcuno qua dentro, no? Lo so. Comunque l'ascia è stata potenziata. Vorrei capire quello con l'ago e il filo che può fare i miei vestiti, se li può potenziare. Allora... Qua sono spariti tutti i nostri amici, non si capisce più dove stanno, che fanno. Allora, siccome sono le 23:35 e tra poco mi fermo, facciamo così. Ma sto villaggio a che cacchio serviva? Ma che ci penso, no?
andiamo un attimo di qua. Perché c'erano i morti, io li ho liberati. L'ho liberato da. Tra altre cose, qui dietro c'era un mercante. Fammi vedere se ha qualche pietra di forgiatura. Che magari. Faccio un po' una scorta. Ma qua tra altre cose c'era un cavaliere che ho incontrato, ma non lo so. Allora. Ce le aveva le pietre per forgiare? I'm afraid I've very little to offer. Non ti preoccupare. Va bene quello che hai. Va benissimo. Ma sta zona qua giù come ci si arriva? Da quale lato? Ah. Andando dritto per di qua. Le catacombe di acqua fosca, ok. Ho capito, pure devo andare, dai. Devo andare sopra quella montagna. Allora, perché io ho liberato questo villaggio? C'era tipo un boss, una cosa del genere. L'ho ucciso, era uno scheletro su una cosa d'acqua. Poi effettivamente era vuoto, eh. Io devo considerare che magari ci è venuto qualche NPC. No, niente. Una volta liberato è stato liberato. Cioè, è stato liberato nel senso che ho ammazzato il boss, ma come vedo. Sì, vabbè, che qua sotto c'erano le tartarughe. C'era il sigillo della tartaruga. Però se qua stanno tutte ste tartarughe, qua ci sarà pure l'NPC. Ma aspetta, io posso prendere quell'oggetto poi? Vediamo un po'. Dove stavano i lupi per salire? Sì. Che ho usato prima. E quindi. Vabbè, devo andare di qua. Sta poco da fa. Allora, avviamoci un po' qua. Io questo volevo fare. Questi ultimi minuti. Guardiamo un po' sta zona. Possibilmente senza andare a sbattere contro altre cose che non c'è. Quella
sembra una specie di prigione. Però di lì c'è un albero, quindi penso che ci sia uno dei guardiani dell'albero. Per il momento teniamoci alla larga, magari andiamo. Perché c'è un muro qua? Perché c'è un muro di fuoco? Secondo me qua è no bueno. Cioè qua te lo mette proprio in chiaro che è un brutto posto. Ok. Infatti di qua puoi fare il detour, te ne vai. No. Però io me la voglio vivere, la vita loca me la voglio vivere proprio appieno, e quindi scendiamo pure da cavallo. Che è successo qua? Scendiamo, va. Ok, la marcescenza scarlatta. Tu dici sarebbe meglio andare di là. Dici tu. Eh sì. Roberto, quindi tu consigli di andare prima da Godric? Sì, penso che il boss che sta qui, come dici tu, è molto peggio rispetto a Godric. No, vabbè, io mi ero affacciato solo per vedere tutto qui. Questa è quella malattia che stava pure in quella zona sottoterra che ho esplorato. Voi siete dei nemici molto noiosi da combattere. Io non... cioè, proprio ucciderti è l'ultimo delle mie... dei miei pensieri. Gesù Cristo. È una malattia molto pericolosa. Meno male che ho trovato le spugnette allora sotto prima là, perché... vabbè. Allora mo senti, facciamo una cosa. Noi qua teliamo, ce ne andiamo, sì. E quindi per dopo ci prepariamo per andare a fare il boss della zona verde. Però magari proviamo a prendere quell'oggettino che sta sospeso. Ok. Proviamo a fare così. C'è un po' di monnezza, eh. Allora, un po' le tombe le deprediamo. Oh, questi sono troppo noiosi da uccidere.
Niente, sono troppo noiosi. Prova morte. Che significa prova morte? Dovrei scendere un po' più giù. Ok. Sì, pure a me mi sa che mi menano. L'oggetto sta qua. Dovrei arrivare molto in fondo. Però faccio una cosa. La grotta la attivo. Così poi ci posso tornare easy. Chiamando oggetto prezioso. Galleria di Gael. Secondo me lo vedo molto male là dentro. Come ha fatto a morire questo? Beh, però li rompo molto male a questi. Montacarichi. E com'è? Però la grazia. Pietra della forgiatura, ottimo. Ottimo. Mamma mia, mamma mia. Eccala. Che mostri psicopatici ci stanno qua sotto? Ci stanno i servi? I servi della gleba? Ah, vabbè. I classici. Vabbè, ho visto un po' più o meno com'è il tenore qua sotto. Poi ci vediamo. Qua sotto non è niente di che, devo essere sincero. Almeno i nemici normali li rompo facile. Ah, non posso tornare indietro una volta entrato in una caverna? Vabbè. Perché questa cosa? Cioè, devo uscire fuori dalla caverna per andarmene. E in testa a Lori come me ne dovrei andare qua? Beh, questa cosa l'ho fatta totalmente a caso. Scusate, ma mica mi sono perso un montacarichi dietro? Me lo sono perso?
Vabbè, c'è palesemente un'altra uscita. Ah, è per forza. Quello vuole attaccare. Vogliono attaccare quel polpo? Non mi fai molta paura, sinceramente. Molto stupido. Signori, voi siete molto scarsi. Devo dire. Più avanti polipo. Ah, vabbè, c'è quello grande. Vabbè. C'è sicuramente quello grande. C'è sicuramente quello più grosso qua. Prova veleno. Devo usare il veleno. Io uso il veleno. Voleva del veleno. Vaso d'acqua santa. Questo farà i danni sacri. Ah. Oh, però mi sono armato bene. Sono contento di quello che ho preso. Sono contento. Ma non l'ho fatto il vaso santo. No, la freccia che causa sonno, no. Ok. Che simpatica. Thank you.
Ok, ad avvelenare l'ho avvelenato, però ci sarebbero le frecce. Eccole qua. Che non le posso usare con quest'arma, le frecce grandi. Però aspetta, stanno sti coltelli qua che gli fanno un macello di danni, ho visto quando lo pigli in bocca. Allora, vabbè, andiamo a dare il tocco finale, va. Però c'è roba. La naginata incrociata. Però il mio problema è che questa è un'arma da destrezza, vero? Ovviamente. Abilità impalamento e perfora. Però alla fin fine, cioè, se pure dovessi aumentare la destrezza, alla fine a me va bene, perché comunque scala un po' su tutte le armi. È un parto, Roberto, per ammazzare questo grande, è vero? C'è sicuramente una strategia più efficace. Sarà debole a qualcos'altro. Perché io ho il sacro, il drago e poi ho le muffe là, forse con qualche muffa. Io adesso però ho un problema molto forte, non posso usare le magie. Questi sono debolissimi alla magia e molto resistenti all'attacco fisico. E quindi fanno un sacco male. Meno male che però... Le bombe... Non ce le ho magiche le bombe, sai? No, perché non posso creare oggetti? Qualcuno mi sta venendo contro? Aspetta. Ah, c'è quello. Aspetta un momento. Questi tutti quanti contro di me. Oh, l'ho parato però. Questi però non valgono come non morti. Mi sa sti i servi qua. Ma lo sai sta bomba dove te la devi ficcare? Muori. Perché non gli fai compagnia anche tu? Ma questi sono pazzerelli, bro. E tu che vuoi, mo? Ci possiamo calmare un po'? Roberto, forse abbiamo trovato la soluzione.
Ta-da! Madonna, ma non si fa niente. Però ho l'arma magica, mo. Vuoi mettere? Che c'è l'arma magica? Ma l'ho preso appena in tempo. Ma l'ho preso veramente appena in tempo. Ha suonato la donata. Ha suonato la donata. Pezzo di merda. Vieni un po'. Vabbè, uno l'abbiamo fatti, ah. È finita la magia. È finita la magia. Uela. Eppure l'abbiamo ucciso. Run. Sono in trappola però. Io vorrei anche scappare. Ma questi qua tipo il randello lo sentono parecchio. Cioè se li colpisci col randello pure normale la sentono la botta. Giustamente. Grande. Gli ho tolto la guardia. Beh, un centimetro alla è una lotta tutto il tempo. Cristallo inclinato. Aspetta. Sai col cristallo inclinato che posso fare? Zampa di Galli. Secondo me manca solo mo manca solo il resto del dungeon, infatti. Che oggetti posso creare? Allora, di magico non tengo niente. Niente. Però quella per addormentare ci piace. Usiamo le frecce per addormentare, perché pure ci piace. Togliamo per un po' quelle magiche. Dobbiamo andare da Suzia. Prendiamo il coso che allora, l'equipaggiamento che aumenta il danno fisico. Poi la zampa di gallina, perché così prendiamo più rune. Prendiamo poi la bomba per addormentare, just in case. E boh, quella velenosa ne tengo 3, non me li porto. Non ancora. Almeno gli oggetti che stanno qua, pigliamoli, se no abbiamo fatto tanta fatica per niente. Andiamo avanti. Te l'ho fatto con tutto lo sdegno possibile. Bene. No, facciamo le persone per bene, ya. Facciamo le persone per bene. Ma guarda dove sta questo, con la dunata. Sto coglions. No, no. No, no, no. Non è successo niente. Non avete visto niente. Ah, il frammento di scintipietra, finalmente. Grande. Forse abbiamo una possibilità, Robè. Come non dire? Sono vivo? Boh, non si sa perché io sono vivo. Perché sono vivo? Ah, boh. Ah, boh. Ah, che vita loca.
Che vita loca. Aspetta, però mo facciamo una bella cosa. Oh, dove l'ha messo il cotone? Grazie. Questo ripristina lentamente la vita. E poi... no, però c'è un oggetto che dovrei avere nell'inventario che laddove ho usato... Aspetta, c'è un oggetto che se lo usi ti aumenta la... ti recupera la vita se ne hai poca. Che mi pare che è il frammento dell'anello. Che io forse però non ho più. Non ho più. Peccato. Però la vita sta salendo piano piano. Mo mi metto il cotone sotto i piedi così non faccio rumore. Qua già si è tolto. E sta la boss fight là. E che gli dico a quello? Oh, bot bro! Alexander! Where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stunned. Ma perché che sì? It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the scarlet, rot, blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? It's time I set the festival. Va bene. Ciao. Ciao, il nostro amico Pot Bro. Ma contro chi siete morti per non sapere i fatti vostri? Non mi dite che avete attaccato Pot Bro perché siete delle merde, eh? Veramente siete delle merde infami se l'avete attaccato. Vabbè, visto, siamo vivi. Sì, sì, ma per il momento non ci andiamo. Vabbè, per ora una mi basta ancora. Non si sa come, ma sì. Aspetta, allora mo uso un po'. Così provo pure il boss. Però mi voglio scaricare. Ma era 10.000? Era 10.000? Noi abbiamo detto che vogliamo aumentare i PA. Ok.
Tutti questi stronzi hanno provato ad attaccarlo. Ma che cattivi. Aspetta, togliamo tutta sta roba dall'equipaggiamento che non ci serve. No, oddio. Vado. Un drago. Un cazzo di drago ci sta qua dentro. Ma se è in con una spada. Un drago con una spada. Mi sembra giusto. Oh la Madonna. Attivissimo. Dai. Che è diventato invulnerabile. Ok, ok. La para senza problemi. Ok. Ok, pure questo. Ok. Troppo avido, troppo avido. Cioè, ma quello è già forte. Tiene pure che dopo diventa invulnerabile dopo il riposo. Cioè, cazzo, sto a combattere contro Topolino. Cioè, che gli danno pure l'invulnerabilità. Ma vaffanculo. Aia, aia, questa la sentirò. No, cazzo, Sarola.
No, 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 no. Grande. No, 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 troppo di qua sto. Maron, me la sto a sudare, me la sta a far sudare, sto stronzo. E muori. Ah. Oh. Mi ha dato un'arma. Che carino. Ragazzi, abbiamo ammazzato anche il drago. Così, first try, con roba a cazzo, senza neanche mettere gli incantesimi nuovi che mi diceva Roberto che noi abbiamo. Cioè, penso che è successo qualcosa. Dovrebbe prendere il Malox per il reflusso. Sì, è vero. È vero. Che stronzone, però l'ho ammazzato. Alla fine ho vinto io. Però mi ha dato la spada. Aspè. Però questa scala molto bella sulla forza, oh. Ya, ho fatto un bel combattimento. Ya, quest'arma mi piace, Roberto. Velo di luna per il bagliore che avvolge quando viene sguainata. Chiaro di luna fugace. Come faccio a non usare? Rinfodera l'arma tenendola al fianco con compostezza, seguita da un attacco normale o potente. Estrae la spada e sferra un fendente fulmineo. Generano un'onda di luce. Questa è la spada di Ichigo, per forza. Grazie, Roberto. Sì. Allora, quello che dobbiamo aggiustare è che ci vuole 23 di intelligenza. Io di intelligenza ho 12. Sono un barbaro. Un barbaro proprio. E destrezza 18, che in realtà ho a 15. Ci potremmo arrivare. Ci potremmo anche arrivare. Sono una capra, sì. Oh, possiamo fare un altro livello, lo sai? Ok, ma finiamo la puntata al luogo di grazia, dai. Perché si è fatto pure tardi. Devo andare a vedere gli Oscars. Allora. E devo sentire pure i messaggi di Sara prima che mi dà per disperso. Però non ci è venuti neanche a salutare. Che cattiva. Vabbè. La dobbiamo cazziare. Respecca, togli la fede che non la usi e metti tutto su intelligenza. Sì. Allora. Quella cosa là la devo fare. Quella che hai detto tu. Però per il momento facciamo la cosa semplice. Sto inventario, perché non mi viene mai ad aprire l'inventario? Santo Dio. Allora. Sì, sì, mi torna il tuo ragionamento, Roberto. Mi torna e come? Secondo me 10.000 non bastano. Ya, però ho battuto un drago, ma mi ha dato 9.000. Dammi almeno 10.000. Ya, ma che cacchio? Aspetta un attimo, vabbè. Non è possibile. Aspetta, ma... Memorizza incantesimo. Voglio usare. Oh. Dove stanno le zampe di gallina? Ah, non mi dici niente che ho ammazzato il drago? Che pezzo di merda. Cattivo. Aspetta un momento. Wow. Ma che gioca nella Major League quello? E tu invece contro la magia come te la cavi?
te la cavi molto bene in realtà contro la magia. Però il fisico ti apre proprio, eh. Cioè, li abbiamo fatti quei punti che mancavano? Sarebbe stata una grande discesa la tua, sinceramente. Te ne potevi rimanere pure sopra. A parte che qua danno le pietre di forgiatura e... Vabbè, comunque. Roberto, possiamo salire di livello. Aumentiamo prima la destrezza, va bene? È quella più facile da fare. O direttamente l'intelligenza. Cioè, facciamo prima la destrezza, va? Che ci torna utile anche per altre cose. Mamma mia, io sono un uomo distrutto. Va bene. Allora, torniamo al mio faccione. Allora, ragazzi, grazie per essere stati con me. Grazie a Roberto. Abbiamo fatto un po' di esplorazioni. Non so quando editerò questo. Gli altri intanto stanno uscendo. Vabbè, però se lo state vedendo su YouTube avete già capito. E niente, io spero che vi stiate divertendo. E buonanotte. Ciao Roberto. No, grazie a te. Soprattutto a te ti saluto alla fine di ogni video. In chi sta guardando queste run su YouTube, tu ci sarai sempre alla fine come saluto finale prima di andare a dormire. Ciao, buonanotte.